Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Allora, oggi sono con voi per parlarvi della beauty bag del mese di marzo. Quindi, anche se in realtà siamo oltre, quasi, no, non siamo ancora oltre. Voi questo video lo vedrete prima della metà di marzo, però siamo circa alla metà di marzo. Io i prodotti li ho scelti prima, ovviamente, ma vi giuro, tra tutti gli impegni e le cose che mi sono capitate, non ho avuto proprio modo di parlarvene prima e ho dato insomma precedenza anche ad altri contenuti che avete già visto e quindi eccoci qui. Prima di parlare dei prodotti make-up che fanno parte della beauty bag di marzo, quindi da quelli che ho iniziato ad utilizzare dal 1º marzo, volevo parlarvi di due prodotti skincare in maniera proprio velocissima, perché so che la maggior parte di voi è qui appunto perché vuole vedere la beauty bag, però in maniera velocissima ve ne parlo perché sono dei due prodotti che mi hanno fatto compagnia sia nel mese di febbraio ma anche appunto in questa prima metà di marzo, e quindi vi voglio fare un po' una recensione. Sto parlando di due prodotti che mi sono stati inviati dal brand IMIM, uno dei quali vi ho già mostrato anche il mese scorso. Parto prima da questo qui. Si tratta di questa crema, che è una crema che viene venduta come Firming and Sculpting Neck Cream, quindi una crema studiata appositamente per la zona del collo. Come vi dicevo nel video precedente, è una zona che io tendo a dimenticare. Quindi faccio la mia skincare sul viso, magari applico la crema corpo e questa parte qui, compresa anche il petto, rimane totalmente nuda. Non perché non pensi che ci sia bisogno, perché secondo me anzi ci sono delle rughe, delle cose che escono sul collo, insomma, che con l'avanzare degli anni, e che magari una crema, non dico che può prevenire, ma può rallentare. Quindi non è che io non creda all'efficacia di questi prodotti, più che altro è proprio una questione di pigrizia. Però, come vi dicevo appunto nel video in cui vi parlavo di questa crema, proprio il fatto di avere una crema specifica per il collo mi faceva ricordare di doverla utilizzare. La crema non mi aveva sconvolto in maniera positiva, nel senso che sì, mi era piaciuta, però non era neanche un prodotto formidabile, un prodotto immancabile, però era un prodotto che io vi consigliavo e rimango tuttora di questa opinione perché se come me siete delle persone che dimenticano di idratare la parte del collo, avere questa crema qua può essere che vi faccia partire quello stimolo in più appunto per ricordarvi. La crema ve la faccio anche vedere, così vi faccio vedere anche quanto è stata utilizzata. Vedete che in un punto sono andata a scavare parecchio, poi mi sono iniziata a dirigere verso il resto della crema. Comunque la crema si presenta così, ha una consistenza molto densa, non è una crema proprio di quelle super leggere, super assorbibili. Io qualche volta in velocità l'ho utilizzata anche come crema sul viso, ma è una cosa che posso fare la sera perché per essere una crema da giorno per me è troppo ricca, è troppo densa. Su di me ci vogliono delle texture un po' più sottili, un po' più magari acquose o gelatinose, gellose, che si vanno ad assorbire subito, però come crema comunque mi è piaciuta. Il prodotto nuovo invece di cui vi voglio parlare oggi è quest'altro prodotto che ho rimesso anche nella sua confezione per farvelo vedere appunto al completo, e si tratta della Luxury Hydration Anti-Aging Face Cream, quindi il nome completo è questo. Si tratta sempre di una crema che fa parte della stessa linea di quella a collo, perché entrambe contengono acido ialuronico, però in questo caso parliamo di una crema per il viso, quindi questa qui, a differenza di quella, ha una consistenza un po' più sottile, un po' più a facile, a rapido assorbimento, a facile assorbimento, e l'ho preferita tantissimo come crema per il viso. Da usare la mattina, ecco, completiamo la frase. Vi faccio vedere anche in questo caso la confezione: entrambe avevano il coperchietto, diciamo, per una doppia sicurezza. E io di questo brand ho apprezzato in particolare il contorno occhi, ve ne ho parlato già qualche altra volta. Il contorno occhi è un kit, cioè il kit per il contorno occhi è composto dal siero e dalla crema. Io l'avevo acquistato e poi però l'ho ricevuto anche dal brand, quindi sono stata felicissima. La crema si presenta in questa consistenza. Vi sembra che sia utilizzata di meno perché semplicemente ce l'ho da meno tempo rispetto alla crema a collo, ma anche questa vi assicuro che l'ho testata a fondo e vi posso dire che comunque mi è piaciuta. Anche in questo caso non il prodotto miracoloso, non un prodotto del secolo, però se volete spendere poco
e volete qualcosa comunque di qualità, secondo me potete dare una chance a questi prodotti. Tra l'altro, la crema viso viene segnalata come adatta alle pelli sensibili o alle pelli sensibili. Io non ho la pelle sensibile, però ve lo segnalo, c'è scritto così. Poi chiaramente io non ho una pelle sensibile, non posso dire se è vero o no, è un'informazione che c'è in più, io ve la do. L'ultima cosa che vi dico, poi andiamo avanti, andiamo alla bag, ve lo giuro. Vi lascio in info box sia il link per acquistare la crema collo, sia quello per acquistare il contorno occhi, sia la crema viso. E per ognuna di questi tre abbiamo un codice sconto che non è affiliato, il link non è affiliato, io non ci guadagno nulla, semplicemente sono dei prodotti che mi sono stati omaggiati e l'azienda mi ha chiesto di provarli e di parlarvene. Quindi chiudiamo il capitolo IMIM, andiamo avanti e parliamo di quello che è appunto il tema del video, ovvero la beauty bag del mese di marzo. Allora, per questo mese di marzo io ho deciso di mettere in utilizzo intensivo il primer di Overskin, il Su Primer. Perché? Perché lo sto testando sia con il fondotinta di Overskin, che sapete che io ho in campioncino, però l'ho provato già diverse volte. L'ho provato con il fondotinta, l'ultimo, quello di Shiseido, quello super luminoso. L'ho provato con il fondotinta di Kiehl's di Good Apple. L'ho provato con l'All Hours di Yves Saint Laurent. Quindi io lo sto provando con altre tipologie di fondotinta diverse rispetto a quelle che magari ho potuto utilizzare l'estate scorsa e mi sta piacendo con tutti tranne che con il fondotinta di Overskin. Non lo so perché, su di me il primer e il fondotinta di Overskin non vanno d'accordo insieme. È strano perché pure la stessa linea dovrebbero andare bene e su di me no, il fondotinta rimane troppo in superficie, non mi piace. Però comunque ho deciso di metterlo in utilizzo intensivo più che altro perché ho visto che ha un PAO di 12 mesi. Ora io non sto attentissima al PAO di tutti i prodotti, sono onesta, però essendo che è un primer, è l'unico forse che ho in collezione, forse ne ho un altro luminoso, però insomma come primer mattificante uniformante ho solo lui, ho deciso di utilizzarlo con più costanza per cercare magari di finirlo. Poi eventualmente se deciderò lo ricomprerò. Per quanto riguarda il correttore, continua a insistere, continua a sopravvivere il correttore di neve, il ristretto concealer. Questo mi sembra il fratello gemello del correttore Over Achiever di Huda, che non voleva finire, cioè è rimasto con me praticamente per quasi più di un anno, questo secondo me farà la stessa fine. Come fondotinta ho messo in utilizzo più intensivo, che tra l'altro è quello che ho in uso anche oggi, questo qui di Yves Saint Laurent, l'All Hour, nella tipologia, nella formula Ancred Peau, sarebbe il vecchio, quindi la vecchia formulazione rispetto all'All Hours Luminous Matte che è uscito più recentemente. Ho in utilizzo lui perché come potete vedere adesso il colore è perfetto perché sono, diciamo, il mio colore invernale. Ma sono sicura che già nel mese di aprile e maggio questo purtroppo non potrò più utilizzarlo, quindi volevo sfruttarlo al massimo adesso e ho in utilizzo solo lui. Per quanto riguarda i prodotti per colorare il viso, partiamo dai bronzer. Ho in utilizzo il Matchstix di Fenty Beauty nella colorazione Truffle, questo qui, come potete vedere, allora era quasi, non dico nuovo, ma quasi, quindi la punta era bella sporgente, adesso la punta inizia già un po' a rientrare, io molto contenta perché questo è un prodotto che secondo me mi accompagnerà fino alla morte, cioè rimarrà con me, verrà con me nella tomba, e sto sfruttando tanto anche questo qui di Wycon, che era della collezione natalizia appena passata, nella colorazione 01 Cool, ed è lo Sweet Tan Bronzing Powder, scusatemi, questo è nella colorazione 01 Cool, poi c'era una colorazione 02 un po' più calda, però come potete vedere non è, cioè, è neutro, io più che freddo lo definirei neutro, non è proprio freddo freddo come prodotto, però mi piace. Cipria, l'avevo dimenticata, cipria di Huda, cerco di farvi vedere lo stato di avanzamento. Come potete vedere questa cipria è ancora qui e sto utilizzando, sempre per testarla, però non è nella bag ma ogni tanto la utilizzo, anche questa qui di Overskin, che a differenza di quella di Huda, con poi non so se vi riesco a far vedere, dovrei mettervelo contro luce, vabbè vi metto una foto. Questa qui l'ho utilizzata 5-6 volte, non di più, ed è già oltre la metà. Quella di Huda, cioè voi siete testimoni, questa qua ce l'ho da un anno forse, in utilizzo di più, quella 5-6 volte è già metà.
Va bene, lasciamo perdere, è una cifra magica. Blush, questa palettina di Wycon, la Mellow Cheeks Face Palette, colorazione 02 Mauve Light. Questa ha una parte in crema, bellissima, mi piace tanto, si asciuga e non rimane appiccicosa. E poi ha questa parte qui che include un blush un po' più luminoso, però come potete vedere è scavatello anche lui, e anche lui mi piace tanto, spesso lo utilizzo in combo, quindi vado prima con la parte in crema e poi vado un pochettino a dare un po' di luminosità con quella appunto luminosa. E come ulteriore prodotto blush ho ripescato il Glow Play Blush di MAC nella colorazione Grand, che io ogni volta che lo uso, e anche quello che utilizzo oggi, mi chiedo perché io non lo utilizzi sempre, perché è davvero una formula che mi piace tantissimo. Questo è un prodotto sul quale vale la pena investire, potrei pensare di acquistarne altri. Passiamo ai prodotti per gli occhi. Come sapete, l'illuminante è l'unico che c'è ancora in utilizzo, è questo di Fenty nella colorazione Hustla Baby. Io sto cercando di finirlo con tutte le mie forze, ma evidentemente lui pure mi accompagnerà fino a quando non arriverò alla tomba. Prodotti occhi. Allora, per quanto riguarda gli occhi, sapete che le palette ve le mostro nel Project Pen Turnover, e in realtà dovrei registrare anche un aggiornamento di quel progetto perché ho cambiato le palette, quindi vedrete sicuramente, penso, spero, nei prossimi giorni anche un aggiornamento per quello. Invece per quanto riguarda gli altri prodotti occhi, quindi matita, mascara eccetera, allora sto utilizzando il primer della Too Faced per le ciglia, questo è il Better Than Sex for Play. Io ultimamente ho acquistato e testato qui con voi anche quello lì di Diego Dalla Palma, l'ho un attimo messo da parte perché questo qui ho notato che si sta un po' asciugando. Sono andata a vedere e segnalato un paio di 6 mesi, in realtà 6 mesi li ha fatti, perché io questo qui l'ho acquistato quando sono stata a Milano, forse era luglio, se non era luglio era agosto, quindi 6 mesi saranno passati, si sta iniziando un po' ad asciugare e voglio sfruttarlo fino in fondo, quindi fin quando mi sarà possibile. Mi piace tantissimo, però ecco, se dovessi pensare di sprecarlo mi dispiacerebbe, e ho iniziato a metterlo in utilizzo intensivo, anche se oggi mi sono dimenticata di usarlo. Poi come mascara invece sto continuando ad utilizzare questi due, quello di Overskin, il Lash Over Crush, che non mi piace tantissimo, lo utilizzo per la vita quotidiana, e questo qui di Diego Dalla Palma, che invece mi piace tanto, lo riservo per le occasioni, per quando faccio un look un po' più particolare. Invece per quanto riguarda matite, eyeliner, ho sempre in utilizzo per quanto riguarda il marrone la Barbarella Brown di Charlotte e l'eyeliner marrone di Too Faced. Il Better Than Sex Chocolate, mi pare che si chiami, o Choco Chocolate, fatemi vedere così vi dico anche il nome, Chocolate. L'eyeliner non mi fa impazzire, non è un mistero, ve l'ho detto già più volte. Invece come eyeliner nero, l'Epic Ink Liner di NYX, che sta quasi per terminare, ma in realtà vi voglio far vedere anche la punta, perché si è un po' rovinata. Allora, vedete, non so se riuscite a vedere... Metti a fuoco, ok, ci sono dei peletti che si sono piegati e la punta si è un po' sfaldata, quindi questo qui io cercherò di utilizzarlo un altro po', lo porterò avanti, però poi lo metterò da parte perché io ho questo di Diego Dalla Palma da provare, il My Happy Toy Eyeliner, e io sono curiosissima di provare lui perché ho visto recensioni molto entusiaste di questo eyeliner, e sono proprio curiosa. E per quanto riguarda il trucco sopracciglia, sempre il solito mascara di Astra, che mi piace tantissimo, da quando ho lui non sento la necessità di prendere altro, e se però voglio aggiungere qualche peletto, se lo trovo ovviamente ve lo faccio vedere, vabbè, ho il pennarello della NYX, eccolo qua, ho il pennarello della NYX, il Lift and Snatch nella colorazione Black, anche questo qui non vuole terminare, eppure ce l'ho in utilizzo da tantissimo tempo. Passiamo alle labbra. Per le labbra io sto continuando ad utilizzare la mia matita preferita di Wycon, questa qui nella colorazione 42, come potete vedere ne rimane poco più di un mozzicone, quindi questa qui presto ci saluterà, però ne ho già un'altra di scorta. Mentre proprio come colore per le labbra, se lo trovo, ah eccolo,
Il rossetto liquido di KVD all'epoca era ancora Kat Von D nella colorazione Lolita, che ho scoperto che adesso ha anche cambiato nome, non si chiama più Lolita. Questo per farvi capire quanto è vecchio, è quello che ho su oggi, mi piace tanto, rimarrà con me fino a quando non terminerà, perché davvero è un prodotto che mi piace. Il colore, io questo colore come rossetto liquido non sono riuscita a replicarlo da nessuna parte. E poi un altro prodotto che sto usando con soddisfazione, che però per sbaglio ho rimesso nel cassetto, è sono due, è questo lip balm di Make Up by Marion, che io ho nella colorazione Honey Glow, bello, molto rimpolpante. Questo in un primo momento non mi aveva colpito, invece adesso mi ci sono affezionata, mi piace molto. E poi sto utilizzando, per quando voglio un qualcosa di più confortevole e morbido, questo rossetto di Overskin nella colorazione 03. Non lo guardate, questo è nel pack vecchio sfigato, adesso ho un pack più bello, più figo, quindi se lo acquistate lo troverete con quel pack. Guardando nel cassetto ho visto anche un altro rossetto che in realtà sto utilizzando tanto e oggi è un video un po' così, che è questo qui, ed è il Lip Power di Giorgio Armani nella colorazione 109. Questo mi piace tanto perché ha una consistenza morbida e confortevole, e però allo stesso tempo si asciuga matte e dura a lungo. Il colore mi piace proprio tanto perché lo riesco ad abbinare facilmente a diverse tipologie di look. Questo per esempio è uno di quei famosi rossetti che io dico sempre, se dovessi finirlo lo riacquisterei, perché mi piace tanto, mi piace anche il pack. Ho detto tutto, quindi io vi lascio, spero adesso di riuscire a registrare anche qualche altro video in modo tale che vi porto un po' avanti, perché altrimenti qui rimaniamo indietro. Ho un attimo di tempo, ne approfitto, però io vi ringrazio per la vostra presenza costante e ringrazio anche tutte le persone che si sono iscritte da poco sul canale. Mi dispiace che mi avete conosciuto in questa fase un po' incasinata, però appena possibile tornerò con dei contenuti un po' più costanti e magari anche qualcosa che vi piace di più, non lo so, fatemi sapere se, a proposito, fatemi sapere se c'è qualche contenuto che volete vedere maggiormente sul canale. Io vi mando un bacio e ci vediamo in un prossimo video.